17 punti su 21 disponibili, soltanto 2 pareggi e 3 reti subite, 11 gol fatti, con 8 giocatori diversi e il vice capocannoniere del campionato con 4 centri. L'avvio sprint del Teramo in questo primo scorcio di campionato è tutto nei numeri, quelli che fotografano una vice capolista alle spalle della Ternana che si appresta a guardare tutti dalla TV domenica prossima, sapendo che mal che vada, quella posizione, la seconda, potrà al massimo essere raggiunta ma mai superata da nessuno, perché la sconfitta del Bari nel derby di ieri contro il Foggia ricaccia i Galletti al terzo posto, posizione nella quale ci sono l'Avellino a riposo ieri e una Turris che dopo il passo falso con la Paganese è andato a prendersi lo scalpo della Casertana. Già, la Paganese, l'ultima in ordine di tempo a cadere sotto i colpi di un diavolo che ha già piegato Palermo, Monopoli, Casertana e Juve Stabia oltre agli azzurro stellati. Merito di una condotta di gara, quella del Marcello Torre, fatta di attesa e affondi che hanno piano piano scardinato il fortino di Erra all'ultimo assalto. La doppietta di Carlo Ilari fotografa la trasformazione di una squadra che rispetto all'anno scorso sembra consapevole di poter girare in ogni istante il destino dalla sua parte, esattamente come il centrocampista utilizzato non più nei tre d'attacco ma da mezzala e che nel suo ruolo naturale ha addirittura trovato una doppietta che lo porta a quota 4 sigilli in una stagione nella quale, quando ha segnato, il Teramo ha sempre portato a casa il bottino pieno. Segno con il Monopoli per aprire le danze, segno con la Casertana per chiuderle dopo il vantaggio di Iotti. A Pagani Ilari ha fatto tutto da solo, prima andando a prendersi il traversone di Di Francesco nel primo tempo e poi infilando il piede nella mischia per la zampata conclusiva. È stata una partita un po' diversa dalle ultime, nel senso che col campo pesante è chiaro che i valori tecnici vengono un po' meno e c'è tanta battaglia, tanta guerra, tanti contrasti e niente, siamo stati bravi a metterla su quel piano. Nel primo tempo sinceramente abbiamo giocato un po' meglio dal punto di vista tecnico, abbiamo creato qualcosa di quello che avevamo provato. Poi nel secondo, dopo il pareggio, un attimo la partita si è un po' incattivita, ci sono state tante interruzioni però, come ho detto prima, siamo stati lucidi fino alla fine e penso che il risultato sia giusto, insomma. È una partita che oggettivamente sembrava quasi pareggiata e invece ci abbiamo creduto fino alla fine, da squadra che voleva a tutti i costi la vittoria, nonostante insomma le difficoltà, nonostante la stanchezza e nonostante l'avversario che era comunque di valore. E quindi bravi tutti e insomma ci godiamo questa vittoria. Adesso torneremo ad allenarci ancora più forte di prima in preparazione del Tour de Force che avremo nelle prossime settimane. E così va in archivio un'altra giornata positiva per i colori biancorossi, con Massimo Paci che, quando il diavolo tornerà in campo, potrà riavere tutto l'organico a disposizione, compresi Bombaggi, Costa Ferreira e Santoro, che sono mancati sabato sera. In più anche Soprano, ancora alle prese con l'infortunio post Coppa Italia, e Viero che deve smaltire ancora il problema fisico. La trasferta di Catanzaro di mercoledì 11 novembre non è lontanissima e la cinquina rimediata dai calabresi a Terni potrebbe essere uno scotto che l'Avellino domenica prossima sconterà prima del Teramo, ormai sempre più lanciato nelle parti nobilissime del Girone C.